Spieghiamo in un paio di parole quali sono gli elementi essenziali del kriging. Beh, il primo elemento è che una misura z in un certo posizione x è data come la combinazione lineare di n misure fatte in varie posizioni dello spazio. Un'interpolazione lineare, la cosa più semplice possibile. L'unico problema è la determinazione, o meglio, ci sono anche degli altri problemi che poi vedremo nei dettagli quando tratteremo il tema più. Ma il problema è che noi non conosciamo i lambda con i. Allora come facciamo? Facciamo due ipotesi. Una è che l'errore della stima sia che andiamo a definire come zx meno il valore vero z0 di x tenda a 0, sia uguale a 0. Questa condizione comporta che la somma su tutti i lambda con i sia uguale ad 1 ed è un elemento abbastanza importante. La seconda è che l'errore quadratico, epsilon quadro, su tutti, che è definito come z con x meno z0 di x al quadrato sia minimo. E questo ci dà la formula del kriging. Da questo otteniamo la formula del kriging. Alla fine, la formula del kriging è costituita da una matrice gamma di certi coefficienti per il vettore incognito lambda che contiene tutti i pesi che qui vediamo, i pesi lambda con i. E questa è uguale al valore a un certo termine noto che andremo a specificare. Dovremo quindi alla fine risolvere un sistema lineare. E un sistema lineare è la cosa più semplice con cui di solito abbiamo a che fare.